Nome? Serena. Davide. Cognome? Ortolani. Mazzanti. Che ruolo hai nel Mocovolle? Posto 4. Capo allenatore. Raccontaci come vi siete conosciuti. Allora, conosciuti da un bel po' di tempo che ci conosciamo, da allenatore e giocatrice. Poi ci siamo conosciuti diversamente nell'estate 2011, praticamente facendo i viaggi per andare in nazionale insieme, scherzando, ridendo. Ci siamo trovati bene, insomma, dopo lì è nato tutto. Beh, in palestra. Chi ha fatto la prima mossa? Lui. Io. Ti ricordo il primo bacio? Sì. Sì. Ti racconti com'è andata? Allora, il primo bacio per me non è stato proprio un primo bacio. Poi dopo, il primo bacio più sentimentale è stato dopo diversi mesi, quando abbiamo deciso di essere una coppia seria. Come è andata? Beh, come succede di solito, si avvicina quel 90%, poi lei fa il 10%. Qual è l'allenatore più importante della tua carriera? Penso Davide. Che domanda. Il più bravo? Davide. Qual è la giocatrice migliore che hai allenato? E penso che la più forte che ho mai allenato è Meganisi. E la più bella? Serena. Chi comanda a casa a parte Gaia? Ma c'è poco da comandare a casa. Diciamo che comanda più lui in palestra. Serena. Chi cambiava i pannolini? Tutte e due, anche perché i primi io non potevo muovermi, quindi col taglio cesareo, quindi lo cambiava lui. Un 70-30. Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita? No, vabbè, non ce n'è una, se vuoi ti dico una cantante, Giorgia. La mia canzone preferita è quella di Ligabue, Soli duri hanno due cuori. E la vostra canzone d'amore? Di nostre canzoni ce ne sono tante, però quelle che canto, gli canto sempre io è quelle di Stadio con Noemi. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, oppure c'è quella degli Stadio. Boh, ce ne sono diverse, diciamo che faccio fatica a dire proprio una. Ce ne canti un pezzo? Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo. Quale canto? Qual è che mi vuole meglio? No, vorrei cantare quella degli Stadio, ma non mi ricordo. Aspetta, com'è che faceva? Adesso faccio una figura incredibile, che non la ricordo. Ci canti un coro della curva dei vostri tifosi. Ale Pantere, ale ale, ale Pantere, ale ale ale. Davide, Davide, Davide Mazzanti, noi abbiamo Davide Mazzanti. Il tuo scudetto più bello? Quello che voglio ancora vincere. Quello che deve venire. Meglio il vostro Sangiovese o il Prosecco? Mamma mia, questo potrei... Prosecco, anche me. Il Verdicchio, io non so il romagnolo, Chi beve di più? Io. No, perché lui basta poco. Ma tanti, ma non abbastanza. Chi mette a letto Gaia? Io. Serena. Scarpi la Ninna Nanna preferita di Gaia. Ninna Nanna mamma, tienimi con te, nel tuo letto grande ancora per un po'. Una Ninna Nanna io ti canterò, quando ti addormenti mi addormenterò. Oddio, Gaia non ha una Ninna Nanna, poi se la mette a letto Serena è lei. Insieme per vincere ora. Quali? Siete la coppia vincente del volley italiano, ci dite il vostro segreto. Il nostro segreto è, penso, l'umiltà, il voler spingere ogni giorno, dare sempre il meglio per la squadra e basta, e poi vivere sempre giorno dopo giorno senza pensare troppo al futuro, a quello che ovviamente l'obiettivo c'è, però. E poi volesse tanto bene. L'equilibrio. Mi fai il tuo urlo di esultanza dopo un punto? Sì! Tra voi due chi è più simpatico? Lui. C'è sempre la risposta giusta. Beh, ce la giochiamo. È un maloso. Oh, lui. Io. Romantico. Forse, beh,
Lui è bravo con le parole, molto bravo. Lei? Brontolone. No, forse quello io, quando voglio il tappeto. Io. Precisivo. Io tutta la vita. Io? Sul mio lavoro, sul mio lavoro. Sul resto sono un disastro. Ti è piaciuta questa intervista? Sì, molto. Sì, divertente. Vi date un bacio? Mua. Mua. No, un bacio davvero. Come un bacio davvero? Senza la mano, ma davanti a tutti mi vergogno. Adesso salutate i vostri tifosi del Moco. Ciao grandi, vi aspettiamo sempre numerosi. Forza Moco. Ciao a tutti tifosi, mi raccomando, venite a vederci e ti fate i Moco Volley.